giornalista, abbiamo Maria Teresa Pascale, Eccoci. alla quale rinnoviamo gli auguri perché, insomma, ha un anno. Quanti anni ha la tua bambina? Un anno, un bimbo. Ha un Ah, anno un e adesso bimbo, sta scusa, un bimbo. dormendo, evviva. E quindi puoi E tranquillamente, diciamo, sono adesso comunicare. liberissima, sì, potrebbe anche dormire solo 3 minuti, ma è un bimbo simpatico con una voce molto forte, evidentemente segue i consigli della madre, quindi lo useremo come mascotte del corso. Ogni tanto passeranno dei brevi video a dimostrazione del fatto che l'approccio di Maria Teresa Pascale al riscaldamento vocale funziona. Tutti i tuoi corsi sono in realtà online, salvo uno che ha anche un richiamo in aula, o Esatto. sublettered. Allora, Sì. sentiamo un attimo le parole che suonano. Ce le fai capire un pochino meglio? Sì, questo è un corso che negli anni, è il terzo anno che lo facciamo qui all'UPTER. Certo. Negli anni questo corso, diciamo, si è strutturato in maniera sempre più specifica, motivo per cui quest'anno io ho proposto 4 corsi online, molto brevi, di 5 incontri, e poi un corso appunto misto che prevede ogni 4 incontri una lezione frontale invece in presenza. E questo corso non è altro che la somma degli altri, ovvero Parole che suonano è un corso che si occupa fondamentalmente di potenziamento dell'espressività vocale, ma non su, come dire, sul discorso improvvisato, bensì attraverso lo studio di testi. Dicevo, è un corso che si è strutturato in maniera più specifica perché negli anni scorsi i testi con i quali ci si confrontava durante questo corso erano molto vari, poesia, testi teatrali, monologhi teatrali, ma anche dialoghi, prosa, letteratura. Quest'anno quindi ho deciso di separare diciamo, la materia, la tipologia del materiale testuale trattato, e quindi ciascun corso, appunto molto breve, di soli 5 incontri, è specifico sulla poesia, sul teatro, sul romanzo. Il corso invece più lungo li somma, quindi tratta tutti queste tipologie testuali. Cosa facciamo per migliorare quindi la nostra espressività vocale in questi incontri che avvengono online? Perché è un tipo di lavoro che funziona. L'anno scorso abbiamo provato e funziona molto bene online. Allora, parliamo un po' innanzitutto di come dobbiamo respirare, di come dobbiamo posizionare proprio il nostro corpo. Siccome però ci occupiamo fondamentalmente della parte che va dall'ombelico in su, possiamo farlo online. Parliamo un po' di dizione, quindi del modo corretto di pronunciare vocali, consonanti, dei piccoli difetti, delle piccole caratteristiche che ciascuno di noi possiede a seconda della provenienza geografica. E poi facciamo il vero e proprio lavoro sul testo, quindi anche un lavoro di interpretazione, di intonazione. È un lavoro, mi permetto di dire, anche molto musicale quello che si fa in questi corsi. È un lavoro che ha a che fare un po' anche con il lavoro di cantante, secondo me. Io nasco come attrice, nei miei lavori Infatti, spesso faccio, guarda, insomma, mi si occupo vede di musica che musicale. sei un'attrice, c'è anche il fondale giusto nella tua Ah, presentazione. l'ho messo apposta, questa è la No, carta da parati del mio lo salotto, quindi l'ho immaginavo, messo per i è servizi stata fotografici, brevissima quindi, perché vero? sei l'unica che al momento ha scelto un fondale che tra l'altro è quasi esplosivo perché possono Sì, essere dei e fuochi posso d'artificio come offuscarlo, possono essere dei infatti. soffioni. Quindi, diciamo, Esatto. molto bello, ti dà anche un'aureola per certi versi. Quindi va Esatto, proprio e molto, molto dirò di bene. più, che siccome ne ho 3 diversi in casa, quando faccio lezione, siccome a un certo punto c'è sempre qualcuno che mi chiede: ma questa cosa dietro che vediamo, che cos'è? Allora io a rotazione le faccio vedere tutte, quindi posso anche offrire un consiglio Che bello, sull'abbigliamento, questo compreso complimenti. nel prezzo, va bene? Benissimo. Allora, Maria Teresa, ti
Grazie molto. Potete trovare i suoi corsi ovviamente sulla guida cartacea, il fascicolo apposito, oppure diciamo andate direttamente sul sito e potete non solo leggere i Esatto, programmi, cominciano ma anche quindi a metà di iscrivervi. ottobre, cominciano Sì, tutti, sì, sì. ci sono tutte le Prima ce l'abbiamo il informazioni. 13 ottobre. Va bene, esatto, va bene. Bene, ti ringrazio molto. Spero Grazie. che il tuo bambino si stia ancora riposando e che è tutto a Dura, posto. va bene. Allora, buon lavoro, a Benissimo. presto.